Ciao a tutti, facciamo vedere come togliere questo cuscinetto se non vogliamo batterlo su una morsa. Prendiamo un estratore universale a due bracci, lo posizioniamo per fare in modo che siamo più o meno al centro del cuscinetto. Poi io ho preso una bussola da 17, prendo una rondella e poi prendo un pezzo di ferro da mettere sopra. A questo punto qua vado a avvitare, da mettere in tensione il tutto. Poi cosa faccio? Già avvitando con le mani, vediamo che, vedete, sto avvitando con le mani che viene via il cuscinetto. Perché il cuscinetto non è piantato fortissimo. Il cuscinetto è venuto. Davanti c'era un paraolio che l'avevo tolto già con un cacciavite, perché qui c'era praticamente l'albero primario. Qua praticamente, ricapitolando, c'è negli scooter c'è albero secondario, poi dopo c'è questo qua che c'è primario e secondario insieme, che va a ingranare così. E poi c'è questo che va a ingranare così. Questa è la disposizione. Qua ci va attaccata la ruota e qua invece ci va attaccata la... Praticamente qua va attaccata il correttore di copia col gruppo molla, il contrasto e frizione della partenza, e qua c'è la campana della frizione. Ciao a tutti, seguitemi nei prossimi filmati, ci saranno filmati sempre interessanti, quando ho tempo io ne faccio sempre. E spero che i miei metodi di lavoro vi piacciono. Cerco di fare dei lavori usando dei materiali semplici e poche attrezzature, perché magari chi mi segue è studente o magari è una persona che anche lavora, però non vuole spendere soldi per il fai da te, magari vuole fare il lavoro lo stesso in un modo che vi andrà abbastanza bene. Allora dice: va bene, se riesco a farlo con attrezzature semplici è meglio che andarsi a comprare una mezza officina per fare un lavoro ogni tanto. Seguitemi in tanti, siamo a 197 iscritti, se vi iscrivete sono contento e attivate la campanella per le notifiche, così quando ci sono dei nuovi filmati potete subito essere aggiornati per poterli vedere. Ciao a tutti!